Buonasera a tutti, benvenuti. È con grandissima gioia ed entusiasmo che apriamo la quinta edizione di Biennale Democrazia. Sono veramente lieta di dire che questa è un'edizione ancora più della città, perché è stata partecipata da moltissimi cittadini e da moltissime organizzazioni cittadine. Ringrazio i cittadini che sono qui seduti in sala e che sono diventati autori di Biennale Democrazia rispondendo alla nostra call. Questa è una manifestazione della città per la città. Per questo motivo mi fa piacere dare la parola all'assessora Francesca Leon, che ha voluto, in continuità con le amministrazioni precedenti, proseguire il percorso di Biennale Democrazia. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, porto i saluti a nome della sindaca Chiara Appendino e sono lieta di poter dare l'avvio a questa quinta edizione di Biennale Democrazia dal titolo Uscite di emergenza, dove si affronteranno tanti problemi delle nostre società democratiche, ma anche tante uscite, tante possibili risposte, tante strade da percorrere per trovare soluzioni possibili. Una strada è anche quella di essere qui tutti insieme, ad ascoltare, a partecipare all'esperienza di Biennale Democrazia. Di questo ringrazio i cittadini torinesi, che rispondono sempre con entusiasmo alle occasioni di riflessione pubblica e che dimostrano coscienza civile in tantissime occasioni. Una di queste è il volontariato civico e colgo quindi l'occasione per ringraziare i volontari di Biennale Democrazia, 80 ragazze e ragazzi che donano il loro tempo per la realizzazione di questa manifestazione, con spirito di servizio e con tanto entusiasmo. E grazie anche ai tanti... E un grazie lo dobbiamo anche ai tanti colleghi della città di Torino e della Fondazione per la Cultura che lavorano con passione per rendere possibile una manifestazione che ha una grande complessità e che quest'anno presenterà 105 incontri in 15 sedi diverse. E noi ci auguriamo che sia un successo, e lo sarà, se tutti noi usciremo da questi giorni avendo ascoltato e magari imparato che la democrazia è anche cercare le risposte insieme, senza pregiudizi e nell'accoglienza del pensiero degli altri. Quindi io ringrazio tutti voi di essere qui presenti e auguro a tutti buona Biennale Democrazia 2017. Grazie. Abbiamo ringraziato la città di Torino e abbiamo detto che senza la nostra amministrazione questa manifestazione non ci potrebbe essere. Dobbiamo ringraziare però in modo sincero e davvero importante i nostri partner, che da sempre hanno voluto accompagnarci credendo nell'importanza, nel valore di questa manifestazione culturale. Ringrazio Intesa San Paolo, ENI, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Reale Mutua, SMAT e Terna. Ringrazio tutti i giornalisti, la media partner con La Stampa, con La Repubblica e con la RAI. Davvero questo è un lavoro reso possibile dalla fiducia che tutti ci date e ovviamente dalla pazienza e la dedizione del nostro presidente Gustavo Zagrebeschi. Sì. Bene, siamo all'inizio della quinta edizione di Biennale Democrazia, siamo ancora qui vivi, vitali, grazie ai grandi sforzi che sono stati fatti, grazie alla partecipazione di tanti nostri concittadini, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Biennale Democrazia ha attraversato varie amministrazioni ed è sempre quella, a dimostrazione del fatto che non è una iniziativa di questa o quella giunta, è un'iniziativa della città di Torino, che sopravvive dunque al succedersi delle amministrazioni.
Adesso a me tocca dire qualche parola di ringraziamento oltre quelle che sono state dette. Sarebbe lungo l'elenco e sarebbe anche noioso. Lasciatemi dire soltanto questa formula: tutti quelli che hanno acquisito meriti per questa organizzazione, e sono tanti, si considerino particolarmente ringraziati. Loro sanno di aver meritato il ringraziamento. Ma in particolare voglio ringraziare la sindaca di Torino, la sua amministrazione, i suoi uffici che hanno collaborato attivamente. Non avete idea di che fatica hanno dovuto sopportare e quale compito si sono assunti con una generosità ben al di là di quello che il mansionario burocratico chiederebbe da loro. Veramente siamo molto grati a costoro. Siamo grati ai volontari e naturalmente devo dire una parola di ringraziamento ai relatori, che quest'anno saranno più di 250, un numero mostruoso, troppo, le prossime edizioni speriamo di... No, però aggiungo che tutti quelli che noi invitiamo vengono, vorrà dire qualche cosa questo, e quelli che noi non possiamo invitare, che sono stati nelle edizioni precedenti, non li possiamo invitare perché non c'è posto per tutti, e poi magari i temi non sono quelli che sono loro consueti, questi ci scrivono per dire: ma com'è che quest'anno non mi avete invitato? Quasi con un certo rincrescimento, magari con un senso di piccola offensione. Questo per dire che Biennale Democrazia richiama la partecipazione di tanti studiosi in Italia, dal mondo intero, compatibilmente con le risorse che sono a nostra disposizione. A tutti questi va il nostro ringraziamento. All'amministrazione, al signor prefetto di Torino, al signor questore e a tutti quelli che hanno collaborato con noi. E ora diamo inizio ai nostri lavori con il professor Boeri. Dov'è il professor Boeri? Adesso invitiamo il professor Boeri ad entrare. Boeri, che tra le sue mille incombenze, i mille impegni, ci fa l'onore di essere qui con noi per aprire questa edizione di Biennale Democrazia, intrattenendoci su un tema che è uno di quelli centrali di questa iniziativa del 2017, Europa e migrazioni. Non so che cosa dirà quello che vuole naturalmente, ma immagino che non interpreti questo tema nel senso di o Europa o emigrazione, nel senso che una cosa escluda l'altra, ma staremo ad ascoltarlo. È chiaro che non ho da dire nessuna parola per presentarlo, del resto la presenza qui è volontaria, quindi quelli che sono venuti ad ascoltarlo ben sapendo chi è lui, e quindi mi limito a dargli la parola aggiungendo: guardi professor Boeri, che platea le abbiamo preparate. Grazie. Grazie alla città di Torino, che vedo qui rappresentata ai massimi livelli. Grazie a Biennale Democrazia, al suo presidente Gustavo Zagrebelsky, per questo invito. Sono molto lieto di intervenire all'inaugurazione di questa quinta edizione di un evento che ogni due anni lancia delle proposte, delle idee molto importanti per il Paese nel suo complesso e offre delle occasioni di confronto approfondite, e devo dire che ce n'è davvero molto bisogno nel nostro Paese.
Questa edizione avviene alla vigilia di tre elezioni molto importanti in Francia, in Germania e in Italia, che sono destinate a segnare profondamente la storia dell'area dell'euro e anche possibilmente quella dell'Unione Europea, almeno per quello che e per come noi la conosciamo. Sono tre elezioni che hanno molto diverse, ma che hanno un comune denominatore: la possibile affermazione di partiti populisti che offrono ai perdenti un messaggio semplice quanto pericoloso: interrompere il processo di integrazione europea e chiudere le frontiere agli immigrati, per meglio proteggere le persone più vulnerabili dalle sfide della globalizzazione. È un messaggio che mina le basi, il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, il principio fondante dell'Unione Europea, che a partire dal Trattato di Roma ha permesso su queste basi di fondare il processo di integrazione politica ed economica europea. È un messaggio che toglie soprattutto ai giovani la migliore assicurazione sociale contro la disoccupazione di cui oggi possano contare. Trovare lavoro in un altro paese dell'Unione è un'opzione per molti quando le cose vanno male dove si è vissuti sin lì. Lo testimonia il vero e proprio esodo di giovani italiani intervenuto negli ultimi 6 anni, contestuale alla forte crescita della disoccupazione. Questo grafico ve lo documenta, sono le iscrizioni all'AIRE, all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero, e vedete di quanto siano aumentate negli anni in cui la disoccupazione, che è quella linea tratteggiata, è cresciuta di più. La mobilità dei giovani è anche un potente fattore di integrazione culturale. Non è un caso che i giovani, la componente più mobile della popolazione, si riconoscano molto di più dei loro genitori nell'identità europea. Un'Europa che ripristina rigidi confini nazionali, che erige muri al suo interno, diventa una mera entità geografica, anziché un progetto di integrazione. Nel tempo che mi è stato gentilmente messo a disposizione, vorrei innanzitutto cercare di offrire una definizione di populismo un po' più precisa di quella che troviamo spesso sulle pagine dei giornali ed è di uso corrente. Soprattutto vorrei cercare di capire le ragioni del crescente successo elettorale dei partiti populisti e della loro capacità di dettare l'agenda anche ad altre formazioni politiche. Intendo successivamente affrontare il rapporto fra populismo e Stato sociale, un rapporto che è strettamente legato al tema dell'immigrazione, cui faceva giustamente riferimento precedentemente il professor Zagrebelsky. Una delle conclusioni di questa analisi, come si verrà, è che i populisti offrono le risposte sbagliate a problemi reali, profondi, vissuti da milioni di persone. Di qui la scelta di discutere, nella terza parte del mio intervento, possibili riforme dello Stato sociale che, assieme ad un diverso ruolo dei corpi intermedi, possano affrontare alla radice questi problemi. Infine, consapevole delle difficoltà che queste riforme incontrano e dei tempi necessariamente lunghi che comportano, vorrei avanzare una proposta che può apparire modesta alla luce della dimensione dei problemi che avremo sin lì discusso, ma che ha il pregio di avere un forte valore simbolico e di essere immediatamente realizzabile. Chiedo la pazienza di ascoltarmi fino alla fine prima che io presenti questa proposta. Chi sono dunque i populisti? Secondo l'Enciclopedia Britannica, i populisti affermano di essere i protettori dell'interesse del cittadino medio contro le élite. Assecondano le paure e entusiasmi del popolo e si fanno promotori di politiche senza considerarne le conseguenze per il paese. Il pregio di questa definizione è che mette in luce gli orizzonti della strategia politica di questi partiti.
offrono una protezione di brevissimo respiro, apparentemente immediata, ma al tempo stesso del tutto inefficace nel volgere di poco tempo. Chiudere le frontiere a persone e prodotti provenienti da altri paesi può sembrare certamente un modo per proteggere la popolazione autoctona dalla concorrenza degli immigrati e dei paesi a basso costo del lavoro. Ma una strategia politica basata sui muri ignora le possibili reazioni degli altri paesi. Questi possono rispondere chiudendo a loro volta le frontiere ai beni prodotti nel nostro paese, causando la perdita, la distruzione di molti posti di lavoro. Inoltre, le importazioni nei paesi industrializzati sono spesso di beni intermedi che concorrono a rendere più competitivi le esportazioni. Rendendo più costose quindi le importazioni, si inibiscono le esportazioni. Anche il protezionismo nel mercato del lavoro, quello che impedisce l'accesso agli immigrati, è di breve respiro e può rivelarsi presto controproducente. Il rischio è quello di meramente sostituire immigrazione regolare con immigrazione clandestina, che è molto, ma molto più difficile da gestire. Chi arriva in modo illegale da noi e non ha alcuna opportunità di regolarizzarsi è esposto a un rischio molto più alto di venire coinvolto in qualche attività criminale. Lo documentano degli studi che hanno comparato le sorti di persone che ce l'hanno fatta e non ce l'hanno fatta in uno dei tanti click day per la regolarizzazione degli immigrati nel nostro paese. Se poi gli altri paesi reagiscono chiudendo a loro volta le frontiere, questo finirà per trattenere da noi persone che avrebbero migliori opportunità di impiego altrove. E non bisogna mai dimenticare che gli immigrati hanno reso più competitive le nostre imprese e risolto i problemi di molte famiglie italiane di fronte alle falle evidenti di uno Stato sociale che non ha garantito sufficiente aiuto e protezione alle persone non più autosufficienti. Analogamente, tagliare le tasse e aumentare la spesa pubblica può nell'immediato migliorare la situazione di molte persone, ma rapidamente, quando i nodi vengono al pettine, porta all'isolamento internazionale e al collasso di un paese, con un forte peggioramento delle stesse condizioni di vita iniziali dei più deboli. Il tutto mentre un pesante fardello di debito pubblico viene lasciato in eredità alle nuove generazioni. La definizione di populismo, che tuttavia a mio giudizio è ancora più calzante e più utile nel circoscrivere questo fenomeno insieme nell'aiutarci a capirlo meglio, è quella offerta da un politologo olandese non tanto conosciuto, si chiama Kees Mude. Si tratta, secondo Mude, di una ideologia e di una conseguente strategia politica leggera, poco spessa se vogliamo, che considera la società come composta da due gruppi omogenei al loro interno, come due blocchi monolitici, che sono tra di loro contrapposti. Da una parte abbiamo il popolo e dall'altra abbiamo l'élite, tra l'altro è importante sottolineare declinata al singolare, è l'élite, non le élite. Il pregio di questa definizione è che mette in luce come il peggior nemico del populismo sia tutto ciò che sta in mezzo. I cosiddetti corpi intermedi della società civile, dall'associazionismo ai partiti, alle rappresentanze di interessi a partire dai sindacati, dalle istituzioni di garanzia alle autorità indipendenti di controllo. La democrazia dei populisti è la democrazia diretta che assegna un potere assoluto alla maggioranza, trasformandosi paradossalmente in quella dittatura della maggioranza che è stata da tempo paventata da Tocqueville. È una visione della democrazia ben diversa da quella propria delle democrazie liberali o industrializzate, in cui vi sono molte istituzioni che servono a tutelare le minoranze, che garantiscono il rispetto dei principi fissati nella Costituzione e che servono come contrappeso al potere dell'esecutivo, i cosiddetti sistemi di checks and balance. I partiti populisti hanno una lunga storia,
raramente coronata da esperienze di governo, almeno nell'ambito delle democrazie industrializzate. Il termine populismo si deve al People Party, che conquistò 5 stati nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1892. In Europa il precedente più rilevante è il movimento pujadista del dopoguerra francese. In Italia troviamo tracce indelebili di populismo, assieme a tante altre cose nostrane, nel partito dell'uomo qualunque di Guglielmo Giannini. Le esperienze di governo vere e proprie dei populisti sono per lo più circoscritte all'America Latina, con generazioni di politici ai due estremi dell'ideologia politica, dalla sinistra dei Perón e dei Vargas alla destra di Fujimori, alla nuova generazione di sinistra di Chavez, Morales e Correa. Coerentemente con una strategia che guarda ai risultati immediati, incurante delle conseguenze di lungo periodo, i primi mesi di populisti al governo sono generalmente idilliaci, politiche espansive e un ottimismo che contagia i mercati. Poi, quando i vincoli macroeconomici impongono le loro leggi, inizia la vera e propria discesa lungo il Maelstrom. Valga per queste esperienze il giudizio lapidario di Rodiger Dornbusch e Sebastian Edwards, due illustri economisti che hanno studiato a fondo le esperienze dell'America Latina. Ve la leggo. Più e più volte, paese dopo paese, i populisti hanno sposato programmi economici che richiedevano un uso massiccio di politiche fiscali espansive e una valuta sopravvalutata per accelerare la crescita e ridistribuire il reddito. L'implementazione di queste politiche si è normalmente accompagnata ad un'indifferenza nei confronti dell'esistenza dei vincoli fiscali e delle leggi che determinano il tasso di cambio. Dopo un breve periodo di ripresa economica e di crescita si creano dei colli di bottiglia che provocano pressioni macroeconomiche insostenibili, le quali, in ultima analisi, si traducono in un crollo dei salari reali e in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il risultato finale di questi esperimenti ha provocato in genere inflazione galoppante, crisi e il collasso dei sistemi economici. All'indomani di questi esperimenti non c'è alternativa se non implementare, normalmente con l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, un drastico e costoso programma di stabilizzazione. Il carattere autodistruttivo del populismo si nota in particolare dalla brusca riduzione del reddito pro capite e dei salari reali che si verifica sul finire di queste esperienze. Un giudizio lapidario. Ci sono sicuramente delle differenze importanti tra i partiti populisti che oggi sono presenti in Europa. Alcuni sono ideologicamente più vicini alla destra, altri alla sinistra, altri ancora sono partiti trasversali che superano la dicotomia destra-sinistra in nome della contrapposizione tra popolo ed elite. Ma tutti questi partiti hanno in comune una forte vocazione anti-europeista, sovranista e nella quasi totalità dei casi anti-immigrazione. Hanno acquisito sempre più rilievo negli anni della Grande Recessione e poi in quelli della crisi della zona dell'euro, traendo infine nuova linfa vitale dall'esplosione del problema dei rifugiati. Fatto sta che oggi ci sono partiti populisti che raccolgono almeno il 10% dei voti in 20 paesi europei. Mediamente contano il 17% dell'elettorato. In 5 paesi, tra cui l'Italia, sono il maggiore partito. In 7 paesi sono al governo e i sondaggi per le prossime elezioni li danno quasi ovunque in crescita. Oltre alla loro influenza diretta, alla loro capacità di porre al centro del confronto i temi a loro più congeniali, i partiti populisti riescono a spostare le piattaforme degli altri partiti. Questi, nel cercare di non perdere terreno, spesso inseguono il nazionalismo e sono disposti anche a rinunciare a principi fondamentali come quello della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Molto anti-europeismo
oggi acquisito da partiti e leader politici che in passato erano molto favorevoli all'Europa, può essere interpretato in questo modo. È un tentativo di occupare spazio che altrimenti sarebbe destinato ai partiti populisti. Per queste ragioni è importante trovare antitodi al populismo anche quando non c'è un rischio concreto che questi partiti possano andare al potere. Per certi aspetti lo sono già al potere e dove non sono al governo quasi sempre detengono il monopolio dell'opposizione. Quindi non possiamo assolutamente non tenerne conto. Dietro al successo recente dei partiti populisti c'è una tensione latente fra domanda e offerta di protezione sociale. Da una parte una crescente vulnerabilità ai cambiamenti tecnologici e alla globalizzazione di vasti strati della popolazione hanno alimentato una forte domanda di protezione. Guardiamo i dati sulla distribuzione planetaria del reddito. Questo grafico vi ordina le persone in base al loro reddito nel 1988. Andando sull'asse orizzontale, vedete la parte a sinistra ci sono le persone che erano più povere in partenza, a destra quelle vie più ricche. Questa è la distribuzione dei redditi su scala planetaria. Come potete intuire, le persone dei paesi industrializzati, dei paesi avanzati, sono tutte localizzate verso la destra. Bene, questo grafico vi documenta con chiarezza quello che è successo in questi 20 anni di globalizzazione. Ci sono stati certamente gli ultimi degli ultimi che hanno perso, quel 10% di popolazione che ha vissuto un ulteriore decremento del proprio reddito reale, ma poi abbiamo questa nuova caduta, vedete quella retta orizzontale rossa, vi fa vedere quelli che non hanno avuto alcuna variazione del proprio reddito. Vedete che c'è stato un calo del reddito per chi in partenza era localizzato tra il 75esimo e il 90esimo percentile della distribuzione del reddito. Questo è quel ceto medio del mondo, sono soprattutto lavoratori poco istruiti nei paesi industrializzati che hanno subito il forte contraccolpo della globalizzazione. E poi c'è stato il progresso tecnologico che in molte democrazie industrializzate ha comportato una polarizzazione delle opportunità di impiego, esponendo la parte inferiore del ceto medio al rischio di povertà, rendendo socialmente vulnerabili che persone che non avrebbero mai pensato nella loro vita di diventarlo. D'altra parte, lunghi anni di crisi e l'affievolirsi delle opportunità di mobilità sociale hanno portato a una profonda sfiducia nei confronti di chi dovrebbe offrire questa protezione. Quindi c'è domanda, ma sfiducia rispetto a chi dovrebbe offrirla. Poco importa se queste classi dirigenti hanno effettivamente responsabilità nella crisi o questa sia dovuta a fattori esterni al paese. Quel che conta è che le classi dirigenti vengono percepite come corrotte e lontane anni luce dai cittadini. Si chiede così protezione, ma al tempo stesso si rifiuta chi potrebbe dartela. E questo è il grande paradosso così ben caratterizzato da Harley Russell Hochschild nel suo viaggio da straniera a casa propria tra gli elettori di Donald Trump in Louisiana. Dietro al successo elettorale dei populisti ci sono dunque fenomeni di lungo periodo come la globalizzazione e il cambiamento tecnologico accanto ai perduranti effetti della grande recessione. C'è anche un tentativo disperato di riguadagnare sovranità nazionale per distribuire risorse a favore di chi è rimasto indietro. Nel referendum sulla Brexit, ed è importante ricordarlo nel momento in cui si aprono i negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, sono state le parti del paese con un reddito più basso a votare massicciamente per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Vedete che i voti per l'uscita sono stati più alti nella parte a sinistra di questo grafico, dove ci sono le contee con i livelli dei salari più bassi all'interno del Regno Unito. Il dato paradossale è che l'Unione Europea sin qui non ha tolto in realtà
alcuna sovranità nazionale nel disegno delle politiche sociali. Non esiste del resto una sola Europa sociale, come talvolta si sente dire, ma esistono tante Europe sociali distinte, tanti sistemi di protezione sociale diversi nei diversi paesi. I casi di interferenza delle istituzioni sovranazionali europee nel disegno delle politiche sociali sono per lo più relegati alla crisi del debito nella zona dell'euro, alle politiche imposte dalla cosiddetta troica ai paesi che hanno accettato di cedere sovranità nazionale per non uscire dall'euro. Questi diktat imposti da Bruxelles o da Francoforte possono spiegare magari il successo dei partiti populisti in Grecia, se vogliamo anche nell'intera Europa meridionale, ma non nei paesi dell'Europa continentale e settentrionale. Qui c'è un'altra forma di minaccia alla sovranità nazionale sulle politiche dei welfare che sembra avere attecchito nell'opinione pubblica e che viene vissuta profondamente nei paesi con uno stato sociale più generoso, ed è su queste preoccupazioni che i partiti populisti capitalizzano consensi. È una minaccia indiretta alla sovranità. Si basa sulla relazione tra Stato sociale e immigrazione. Sarebbe quest'ultima a togliere sovranità ai paesi nel disegno del proprio welfare state. Gli immigrati hanno in effetti tutte le caratteristiche di un comodo capro espiatorio. Sono visibili, circondati spesso da pregiudizi, con forti difficoltà di integrazione culturale e sociale. Come vi documenta questa breve rassegna di citazioni, devo dire che c'era davvero l'imbarazzo della scelta, di politici populisti, e io ve la lascio leggere, mi permetterete, spero, di non ripetere alcune di queste affermazioni, si descrivono tutti gli immigrati, comunitari o extracomunitari, come vere e proprie spugne dello Stato sociale. Secondo questi mistificatori di professione, è per colpa degli immigrati che la spesa sociale deve essere tagliata, che bisogna allontanare l'età in cui si va in pensione, che bisogna tagliare il welfare. Devo dire, e vi assicuro per esperienza diretta, che i tagli al welfare alimentano odi feroci. Scaricare dunque queste responsabilità sugli immigrati significa additarvi all'odio di molti nostri concittadini. I dati, peraltro, ci dicono esattamente il contrario. In Italia, ad esempio, gli immigrati versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi. Certo, a fronte di questi contributi netti vi saranno un domani delle prestazioni, gli immigrati di oggi faranno parte dei pensionati del domani. Ma è anche vero che in molti casi i contributi previdenziali degli immigrati non si traducono poi in pensioni. L'INPS ha calcolato che sin qui gli immigrati ci abbiano regalato circa un punto di PIL di contributi sociali a fronte dei quali non sono state loro erogate delle pensioni. E ogni anno questi contributi a fondo perduto degli immigrati valgono circa 300 milioni di euro di entrate aggiuntive nelle casse dell'INPS. Oltre a disinformare riguardo all'impatto fiscale dell'immigrazione, i partiti populisti offrono le ricette sbagliate per affrontare eventuali forme di welfare shopping, di turismo sociale. Impedire la mobilità del lavoro significa, come si è già detto, precludere l'accesso, soprattutto da parte dei giovani, alla migliore assicurazione contro la disoccupazione oggi disponibile in Europa, vale a dire cercare lavoro nei paesi che offrono le migliori opportunità di impiego. È un'assicurazione contro la disoccupazione che ha peraltro il vantaggio di alleggerire la pressione fiscale sui bilanci nazionali. Chi si sposta e trova lavoro altrove rende il finanziamento dello Stato sociale meno oneroso, perché non richiede trasferimenti dallo Stato, che vengano pagati trasferimenti dallo Stato a chi perde il lavoro. Gli slogan dei populisti trovano spazio oggi in Europa a seguito soprattutto dell'impennata delle richieste di asilo. Il numero di coloro che richiedono aiuto umanitario è più che quintuplicato negli ultimi anni, passando da meno di 500.000
a più di 2,5 milioni all'anno, secondo i dati delle Nazioni Unite che vi vengono riproposti su questo grafico. Molti dei richiedenti asilo arrivano in Europa, essendo il principale terreno di conflitto la Siria. L'immigrazione associata allo stato di rifugiato è molto diversa da quella economica per almeno tre motivi. Primo, origina da conflitti da cui si cerca di scappare piuttosto che venire alimentate dalla ricerca di migliori standard di vita sul piano prettamente economico. Questo implica che è una immigrazione principalmente dettata da eventi nel paese d'origine piuttosto che dal richiamo dei paesi di destinazione. Prevalgono i fattori push, di spinta, piuttosto che quelli di attrazione, pull. Il rifugiato raramente può scegliere dove andare e questo limita fortemente la possibilità che ci sia poi un inserimento rapido nel mercato del lavoro e un incontro fra domanda e offerta di competenze. Seconda differenza importante tra le domande d'asilo, i rifugiati e l'immigrazione economica è che i rifugiati arrivano per grandi ondate, associate all'aprirsi di nuovi teatri di conflitto, con dunque molta meno gradualità dell'immigrazione economica. Questo rende l'integrazione dei nuovi arrivati più difficile. A ciò si aggiunga il fatto che gli stessi rifugiati hanno minori incentivi a una rapida integrazione, dato che ritengono che questa sarà per loro una condizione temporanea. Poi in realtà nella maggioranza dei casi questo non avviene, ma loro pensano che sia così. Infine, la normativa è diversa. La domanda di asilo deve essere presentata all'arrivo, mentre l'immigrazione economica, legale, in genere richiede che la domanda venga inoltrata prima di lasciare il paese d'origine. Inoltre, in attesa dell'accettazione della domanda di asilo, il richiedente non può lavorare e perciò inevitabilmente riceve trasferimenti pubblici, dipende dallo stato sociale senza potervi contribuire. Queste differenze normative associate ai ritardi nel processo di integrazione sono confermati dai dati. I rifugiati hanno il 50% in meno di probabilità di lavorare degli immigrati economici nei primi 3 anni dopo il loro arrivo. Convergono ai tassi di occupazione degli immigrati economici soltanto nel giro di 15 anni. Non è perciò sorprendente che le percezioni degli immigrati siano peggiorate dopo l'impennata nel flusso di rifugiati. Nonostante le ragioni umanitarie che dovrebbero giustificare l'ospitalità loro concessa dai paesi che li accolgono. L'integrazione sociale è inscindibilmente legata all'integrazione nel mercato del lavoro e, come si è visto, i rifugiati hanno tempi più lunghi di integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati economici. A riprova di quanto conti l'integrazione nel lavoro, il fatto che generalmente le percezioni degli immigrati siano migliori nei centri urbani, dove è più facile trovare lavoro piuttosto che nelle zone rurali o nei piccoli centri. Le grandi città possono infatti offrire più opportunità di impiego ai rifugiati che, come si è sottolineato, non sono nella condizione di scegliere dove andare. Le città hanno un mercato del lavoro più ampio, che ha maggiori probabilità di valorizzare le competenze di questi lavoratori, di trovare un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il populismo rischia perciò di mettere in piedi, di mettere in moto un circolo vizioso, in cui restrizioni alla mobilità rendono più difficile la ricerca di lavoro da parte dei giovani europei e degli stessi immigrati, portandoli a competere per un impiego in aree che offrono scarse opportunità di lavoro. Questo può a sua volta rendere più oneroso lo stato sociale e creare forti tensioni anche nell'accesso alle prestazioni sociali. In altre parole, il populismo, in nome di una virtuale protezione temporanea contro gli immigrati, finisce per peggiorare le condizioni di vita non solo degli immigrati, ma anche della popolazione autoctona e rende più difficile finanziare le prestazioni dello Stato sociale. Il disagio diffuso può, a questo punto, portare ad un'ulteriore domanda di populismo, di politiche populiste, magari affidate
ad altri attori. Passiamo a come si può cercare di affrontare alla radice i problemi sollevati dai populisti. Il populismo offre le risposte sbagliate ai problemi da cui trae la propria forza. Di più, induce a pensare che i problemi più spinosi possano essere risolti semplicemente sostituendo i politici corrotti con rappresentanti del popolo, che possibilmente non abbiano alcuna esperienza di governo alle spalle. Il modo migliore di evitare nuove delusioni cocenti a chi oggi, quasi per disperazione, è disposto a scommettere su persone di cui non si sa nulla, tranne che apparentemente sono come noi, è affrontare i problemi alla radice, anziché accettare le libere associazioni della propaganda populista. Bisogna rimuovere quelle iniquità che trasmettano all'opinione pubblica l'immagine di una classe dirigente corrotta che pensa solo ai propri interessi. Dimostrare nei fatti che le regole dello Stato sociale si applicano a tutti, anche a chi ha posizioni di potere. Bisogna poi rispondere in modo convincente alla richiesta di protezione, separando i problemi dello Stato sociale da quelli dell'immigrazione. Sono tra l'altro due problemi che vanno gestiti e affrontati ad un diverso livello di governo. Il problema dello Stato sociale è un problema che riguarda principalmente le singole giurisdizioni nazionali. Quello dell'immigrazione è un problema che non può che essere affrontato a livello europeo. Nei singoli paesi è importante che avanzi la riforma dei sistemi di protezione sociale, nella direzione di renderli sostenibili di fronte alle grandi sfide di questo secolo, dalla globalizzazione all'invecchiamento della popolazione. Uno Stato sociale sostenibile deve essere efficace nel raggiungere chi ha davvero bisogno di aiuto, nel scegliere molto bene i beneficiari in base alle loro condizioni di reddito e alla situazione patrimoniale delle loro famiglie. Evitando di disperdere risorse a favore di persone che occupano una posizione intermedia o addirittura medio-alta nella scala dei redditi. Uno Stato sociale sostenibile deve basarsi in gran parte su un principio assicurativo, in cui le prestazioni vengono erogate a partire dai contributi versati, come per i propri premi assicurativi. Uno Stato sociale sostenibile, infine, deve porre in essere un solido patto tra generazioni, in cui non vi siano stridenti asimmetrie fra il trattamento riservato a chi oggi è in pensione e quello riservato a chi oggi entra per la prima volta nel mercato del lavoro. La classe dirigente potrà riguadagnarsi la fiducia dei cittadini solo se si mostrerà capace di autoriforma. Non può chiedere agli altri di fare ciò che non vuole o non è in grado di imporre a se stessa. Oggi ci sono circa 2.600 vitalizi in pagamento per cariche elettive alla Camera e al Senato. Si dica quel che si vuole, ma i vitalizi sono pensioni, concesse con regole molto vantaggiose, molto più vantaggiose delle pensioni erogate agli altri italiani. Con le regole attuali, la spesa per vitalizi, la linea rossa in questo grafico, è destinata ad eccedere anche nel prossimo decennio di circa 100 milioni l'anno i contributi versati da deputati e senatori, la linea grigia di questo grafico. Applicando ai vitalizi le regole del sistema contributivo oggi in vigore per tutti gli altri lavoratori italiani, all'intera carriera contributiva dei parlamentari, la spesa per vitalizi si ridurrebbe del 40%, con un risparmio di circa 57 milioni. Supponendo poi che il rapporto tra vitalizi in essere e vitalizi ricalcolati sia lo stesso per i consiglieri regionali, il risparmio complessivo in caso di ricalcolo per insieme delle cariche elettive salirebbe a 125 milioni di euro, circa 1.235 milioni nei primi 10 anni. Non poco. Non si vuole farlo? Ci si vuole trincerare dietro alla possibile censura della Corte Costituzionale?
Ebbene, si cominci quantomeno a fare un'operazione di trasparenza, procedendo a un ricalcolo dei vitalizi col sistema contributivo oggi applicato a tutti gli italiani. Noi abbiamo invitato gli attuali e futuri percettori di vitalizi a darci tutte le informazioni per procedere a questo ricalcolo a livello individuale. Sin qui nessuno, dico nessuno, ha raccolto il nostro invito. Ci vorrà inevitabilmente del tempo affinché le riforme dei sistemi di protezione sociale vengano portate a compimento. Mentre questo lavoro procede, è fondamentale che le esigenze di chi si sente al margine, di chi è più vulnerabile, trovino voce. C'è una ragione profonda per cui i populisti odiano i corpi intermedi. Sono il migliore antidoto contro il populismo. Chi appartiene a una qualche associazione della società civile, chi ha una tessera del sindacato in tasca, difficilmente cade nella propaganda populistica. Questo vi mostra, questo grafico, gli effetti sulla probabilità di votare un partito populista di alcune caratteristiche individuali e tra queste anche il fatto di appartenere a qualche associazione della società civile. L'effetto è molto forte, cioè un 5-10% in meno di probabilità di votare populista. È una questione di fiducia, prima ancora che di rappresentanza. Quando sei debole e insicuro, cerchi qualcuno di cui poterti fidare. Se non lo trovi, non ti rimane che scommettere con la forza della disperazione sulle promesse di qualche bravo oratore, pur sapendo che molto probabilmente non verranno mantenute. La frustrazione ti spinge solo a punire chi ti ha deluso. Il sindacato ha dunque oggi grandi responsabilità di fronte all'avanzata del populismo. Che credibilità può avere un sindacato che si oppone all'introduzione di un salario minimo in Italia, nonostante fosse previsto dai decreti attuativi del Jobs Act? Perché non pensa innanzitutto a proteggere i più poveri, selezionando i beneficiari di assistenza in base alla situazione economica e patrimoniale della famiglia nel suo complesso? Perché ha chiesto e ottenuto, con l'incremento generalizzato della quattordicesima, di dare più soldi anche ai pensionati che vivono in famiglie con redditi e patrimoni elevati, invece di pensare prima di tutto ad aiutare i più poveri, quale che fosse la loro età? Affinché l'Unione Europea sopravviva come area in cui vive la libera circolazione dei lavoratori, occorre avere una politica dell'immigrazione a livello comunitario e una gestione comune del problema dei rifugiati, con una profonda revisione della Convenzione di Dublino. Bisognerebbe innanzitutto decidere sulle domande d'asilo prima che le persone in cerca d'asilo entrino sul territorio dell'Unione Europea. Questo servirebbe a frenare le catombe di disperati che perdono la vita nel tentativo disperato di raggiungere un paese in cui poter far domanda d'asilo. A supporto di questa gestione comune ci dovrebbe essere un accordo comunitario su ciò che rende una domanda d'asilo accoglibile, e ci dovrebbero essere investimenti comunitari volti alla creazione di strutture di prima accoglienza al di fuori dei confini dell'Unione. Occorrerebbe inoltre un accordo almeno sulla condivisione fra i singoli Stati della prima accoglienza dei rifugiati, una volta che questi siano entrati nell'Unione. Forme di compensazione fra Paesi o addirittura un sistema di quote che possano essere oggetto di negoziati bilaterali o di scambi fra i diversi Paesi servirebbe a rendere sostenibile nel tempo questa condivisione dei costi iniziali dell'accoglienza. Inutile sottolineare, purtroppo, che siamo molto lontani dal poter realizzare questo disegno, anche perché i partiti populisti, lo ricordavo in precedenza, sono già al potere in 5 paesi dell'Unione: la Finlandia, la Grecia, la Lituania, la Repubblica Slovacca e l'Ungheria, oltre che in 2 paesi membri dell'area economica europea, la Norvegia e la Svizzera. Ecco dunque la proposta, modesta ma fattibile. C'è comunque qualcosa che si può fare sin d'ora e in gran parte per via amministrativa, quindi senza dover approvare nuove leggi, per venire incontro alle preoccupazioni di molti europei riguardo al futuro dello Stato sociale. Non bisogna negare
che l'Unione Europea sin qui non si è mai data strumenti adeguati per monitorare la mobilità dei lavoratori all'interno delle sue frontiere. Non ha, in altre parole, ancora costruito quell'infrastruttura informatica e amministrativa che servirebbe per mettere pienamente in pratica i principi sanciti dal Trattato di Roma, nonostante i 60 anni di storia che ci separano da quell'accordo. In particolare, sin qui non c'è stato coordinamento tra le amministrazioni dello Stato sociale nei singoli paesi per ridurre l'evasione contributiva e per prevenire potenziali abusi da parte dei lavoratori che si spostano da un paese all'altro. È oggi possibile, ad esempio, ricevere sussidi di disoccupazione in un paese e lavorare in un altro paese dell'Unione. Il fatto è che attualmente gli Stati dell'Unione Europea, per individuare i contribuenti, utilizzano codici nazionali di identificazione fiscale. Sono strumenti utili all'interno dei singoli paesi, ma tra di loro eterogenei e quindi poco funzionali per una visione complessiva europea, a causa delle differenze nei sistemi di codificazione. E quando un contribuente, sia questo cittadino di uno dei paesi dell'Unione, oppure extracomunitario, lascia un paese dell'Unione per emigrare in un altro paese della UE, se ne perde traccia. Certo, esistono accordi bilaterali per la valorizzazione di contributi previdenziali fra diversi paesi, ma devono essere attivati dai diretti interessati. È fondamentale perciò che le amministrazioni dello Stato sociale nei diversi paesi dell'Unione si dotino di un unico codice identificativo contributivo che segue i lavoratori che cambiano paese nei loro spostamenti e faciliti l'aggiornamento dei relativi dati fiscali e contributivi grazie ad un sistema che accomuni ogni codice di identificazione fiscale in un'unica chiave di lettura, per essere correttamente identificata ed avere una verifica costante delle informazioni utili. Per questi motivi è importante che si avvii un confronto fra le amministrazioni nazionali che gestiscono i programmi di protezione sociale in Europa, con l'obiettivo di istituire un codice di protezione sociale che valga per tutti i paesi dell'Unione Europea. Ci sono soluzioni tecniche che abbiamo già studiato all'INPS, tali da minimizzare i problemi di adeguamento delle strutture informatiche dei diversi paesi e da rispettare le normative sulla privacy più stringenti. Questo European Social Security Identification Number dovrebbe permettere la piena portabilità dei diritti sociali tra paesi e un migliore monitoraggio dei flussi migratori all'interno dell'Unione, impedendo il cosiddetto welfare shopping. Il codice di protezione sociale europeo può diventare anche un fattore identitario, un modo di acquisire nei fatti la cittadinanza europea, da parte di chi naturalmente contribuisce a finanziare lo Stato sociale dei diversi paesi. Così come è stato per tanti anni il Social Security Number nella storia degli Stati Uniti, era per molti molto più importanti che acquisire la cittadinanza statunitense. Certo, questo codice unico è solo una goccia nell'oceano dei problemi che abbiamo insieme affrontato, ma può essere un simbolo e io credo che i simboli contino molto. Poi, da qualche parte dovremo pure far ripartire il progetto europeo che oggi si è arenato. Ce n'è davvero tanto bisogno, perché senza l'Europa saremo sempre troppo piccoli per contare quando si tratterà davvero di affrontare i nodi di fondo e cercare di risolvere i grandi problemi di governance della globalizzazione e del cambiamento tecnologico. Grazie. Grazie, arrivederci. Buon lavoro nelle giornate di Biennale Democrazia.